Tanta voglia però di ragazzi, un saluto da Mr. Lu, benvenuti finalmente in questo nuovo video, finalmente su Mob of the Dead. Questa mattina abbiamo caricato già il primo gameplay e ora passiamo subito alla prima fase dell'easter egg. Per completare l'easter egg ci saranno molto utili le informazioni che troviamo qui a muro su questa cartina. Infatti troviamo la mappa dell'isola, sulla destra troviamo la lista degli oggetti necessari per completare l'easter egg, quindi costruire l'aereo, mentre sulla sinistra troviamo il piano di fuga, che in parte vi avevamo già svelato nel precedente video in cui abbiamo analizzato tutto il diario di Hal. Quindi ora vediamo come procedere con il primo passo, ovvero trovare la chiave del guardiano. Per farlo sarà necessario entrare in modalità purgatorio, quindi dovrà essere uno zombie ad uccidervi oppure dovrete suicidarvi per entrare in questa nuova modalità introdotta in Mob of the Dead. Dovrete salire nel piano rialzato, qui lo sopra la scritta Showers, e attivare con delle scosse elettriche questo generatore elettrico. Una volta fatto questo, tornate di sotto, rianimatevi e finalmente potremo prendere la chiave per completare il primo passo dell'easter egg. Rimanete sintonizzati qui su Vanya perché a breve posteremo tutti gli altri passaggi per completare il piano di fuga e nel frattempo vi faccio vedere un po' qui la cassa magica delle armi, come è cambiata, insomma. E come vedete ho trovato il PDV e a breve anche tutte le altre armi di Mob of the Dead. Forever, you can have it back. It may not be love, but I'm just.